buonasera a tutti, vi ringraziamo per essere venuti per partecipare a questo corso. Io mi chiamo Ludwig Vargalli e sono presidente dell'associazione Move at Work. È una delle associazioni che promuove proprio l'organizzazione di questo corso. Il corso che è organizzato oltre che dall'associazione Move at Work, dall'associazione Innovazione per l'Italia, dal centro per l'impiego della provincia di Grosseto e dal comune di Grosseto. Io farò le domande di casa per l'associazione e per il comune di Grosseto, perché l'assessore Ceccarelli si occupa dell'innovazione per il comune di Grosseto non può essere presente perché c'è il consiglio comunale oggi, quindi si scusa e ha chiesto di salutare tutti per lui. Tra l'altro lui farà l'ultima lezione del corso, quindi avrete l'occasione di rivederlo, parteciperà anche a alcune delle prossime lezioni. Allora, se avete visto, il corso si svolgerà oggi appunto qui al centro per l'impiego, proprio perché è la lezione in cui il centro per l'impiego parlerà delle loro attività e poi di come mettersi in contatto tra aziende che cercano lavoro, che trovano lavoro, eccetera. Insomma, ne parleranno più meglio di me. Volevo fare questa introduzione per raccontarvi perché forse si chiama I nuovi misteri del web con il software libero. Allora, prima di tutto, perché l'associazione Move at Work si occupa anche di software libero. È un'associazione che segue l'informatica e si occupa sia di software ma di tante altre cose, per esempio di arte, di letteratura, di musica, di tantissimi, di tutto quello che ha a che fare con la cultura, e in particolare però dà uno sguardo a questi argomenti dal punto di vista delle licenze. Noi siamo abituati sempre a utilizzare dal punto di vista del software, dal punto di vista della musica, della letteratura, sempre prodotti che hanno un certo tipo di licenza. Vi ricordate la scritta copyright, per esempio, cioè i diritti appartengono. Ecco, la nostra associazione, così come altre, ritengono che certe volte, per certi tipi di opere dell'intelletto, possa essere opportuno che l'utilizzo di non licenze che restringono tutti i tipi di diritti per l'utilizzatore, ma che restringono solo una parte, che può essere quale parte? Una parte a scelta di chi produce o scrive l'opera. Noi principalmente siamo partiti come Linux User Group, ci occupiamo del sistema operativo Linux e tutto quello che è legato al mondo del software libero, e cerchiamo di promuovere tutti i programmi che hanno una licenza di software libero. Ma da subito ci siamo occupati anche di parlare di licenze appunto legate al mondo dell'arte, della musica. Non so se ci conoscete, perché ad esempio tutti gli anni pure organizziamo quello che si chiama Linux Day, lo organizziamo negli ultimi anni, spesso l'abbiamo organizzato la CNA, quest'anno l'abbiamo organizzato all'università in Illinois. Perché? Perché spesso non si pone abbastanza attenzione a quelle che sono le licenze, sia per software che per la musica che per l'arte. E anzi, spesso, soprattutto per il software, si pensa che si compra, si utilizza così com'è, anzi, spesso si fa un utilizzo improprio a seconda delle licenze come viene venduto. Non so quanto è capitato magari di utilizzare un programma senza una particolare licenza. Ma perché? Perché per quello che è la cultura normale, le attività che si fanno nella vita comune durante la giornata, probabilmente si dà proprio poco peso a quello che è una licenza per il software. Invece è un argomento molto importante, un argomento che già da tanti anni è molto importante, ma che potrà portare a delle scelte sia l'Italia che l'Europa, ma insomma tutto il mondo, delle scelte che saranno fondamentali poi per lo sviluppo del nostro paese, delle nostre vite, di quello che succederà. E anzi, immaginatevi, vi faccio un esempio, perché oggi non è una delle nostre classi, dei nostri classici incontri sul software libero, però siamo un'associazione che si occupa di questo, ci fa sempre piacere parlarne, poi se a qualcuno interessa può approfondire guardando il nostro sito, venendo ai nostri incontri. Una delle caratteristiche, per esempio, del software libero è che il codice non è scritto il programma, quindi quando il programmatore si mette lì e scrive le varie righe del codice, poi dà origine a tutto quello che succede nel programma, ma così anche per esempio per i siti internet, eccetera, debba essere disponibile, cioè tutti lo possano leggere e consultare. Questa è una delle caratteristiche, poi ce ne sono molte altre. Immaginatevi ad esempio, uno dei tipici esempi che facciamo noi, immaginatevi che un giorno si facciano delle votazioni elettroniche, cioè non si vada più a votare col fogliettino di carta, il lapis che faccia la lucetta sul foglio, ma si vada a votare con delle votazioni elettroniche. Servirà un software, per esempio, a votare con delle votazioni elettroniche. E questo è successo in alcuni paesi del mondo. Allora, voi vi fidereste di un programma che prende i voti di ogni persona che va al seggio elettorale a votare e poi fa il conto di chi ha vinto, di quanti parlamentari ha preso, quanti consiglieri ha preso, eccetera? Vi fidereste?
Perché tutta questa fiducia, infatti, dove è successo? C'è sempre stato qualche caso in cui non si è saputo bene. Ecco, per esempio, l'utilizzo del software libero permette di controllare il codice sorgente del programma, cioè proprio come è stato fatto. Quindi non è che ognuno di noi andrà lì e controllerà il programma come è stato fatto, se fa veramente la somma dei voti o se fa quello che dice di fare nel modo corretto, ma sarà messo a disposizione dei programmatori, degli esperti, nel caso di persone che si occupano proprio di quella cosa lì, per controllare effettivamente che faccia quella cosa. Questo è un esempio di tantissimi che possono essere fatti, perché il software, il codice con cui è stato scritto il software, secondo noi dovrebbe essere sempre messo a disposizione di chi lo vuole consultare e poi anche tante altre cose, chi lo vuole utilizzare, chi lo vuole modificare, chi lo vuole diffondere. Non volevo soffermare su questo, era solo per far notare che ci possono essere dei particolari nell'utilizzo del software a quali magari non si pensa, cioè lo scopo che c'è utilizzo non si pensa, e invece potrebbero essere molto importanti nelle nostre vite, come è successo qualche anno fa, per esempio, con un'edizione di uno smartphone che dei programmatori si sono accorti che il software dello smartphone, il sistema operativo, stava mandando alla casa costruttrice, cioè alla casa che ha scritto il sistema operativo, dei dati personali, ad esempio, invece il software diceva che questi dati personali non venivano considerati di utilizzare nessuno. Tra l'altro la casa che ha scritto il software ha negato fino alla fine, fino all'ultimo, finché poi non è stato decodificato, perché nel caso del software sorgente, del codice sorgente era chiuso, non poteva essere utilizzato, quindi è stata fatta un'opera di digitalizzazione per capire cosa faceva, e è stato scoperto effettivamente questi dati venivano mandati. Ho citato questi esempi di smartphone, ma sono negli ultimi 10 anni sono successi centinaia di casi di questo tipo. E quindi noi cerchiamo di diffondere questa cosa, di far conoscere il fatto che esistono particolari licenze di software, che se il software viene istituito con queste licenze possono veramente cambiare quello che potrebbe essere il futuro dell'utilizzo del software, ma quindi anche della vita delle persone, della vita quotidiana delle persone di un paese. E così ci sono tante licenze, per esempio nel mondo della musica, noi facciamo degli incontri per esempio per i ragazzi giovani che compongono musica, scrivono, cantano, eccetera, e fin da piccoli viene sempre inculcato in testa, ma la SIAE, voi proteggete i vostri diritti, non fate ascoltare la vostra musica da nessuno, se chiudetela il più possibile, se solo vive la paga. Ok, beh, oltre a così anche per esempio per i giovani scrittori, perché per questo ce ne sono tantissimi, e anche loro pensano che mettendo il copyright, quello tradizionale, sulle loro licenze, sulle loro, cioè sulle loro licenze, sui loro prodotti, sui loro libri, in quel caso possano, cioè, possa essere una cosa positiva per loro. Poi in realtà si scopre che, analizzando quello che è successo da tanti anni in questa parte, soprattutto per i giovani emergenti, in campo, è una cosa che non ha fatto altro che evitare la diffusione di questi tipi di opere, di farli conoscere da nessuno, e anzi, quello che servirebbe a loro sarebbe esattamente il contrario, cioè sarebbe il fatto di cercare di diffondere il più possibile queste opere, di dare con licenza quelle che si chiamano invece il copyright, copyright, cioè solo qualche diritto viene riconosciuto all'autore, ad esempio il fatto che lui ha scritto quell'opera, il fatto di recitarlo quando viene distribuita, la possibilità di distribuirla modificata, eccetera. Poi ci occupiamo di tutta questa larghissima parte di cose, e analizzando a fondo quello che dicono le licenze, sia sul software ma anche su questo altro prodotto che ho detto, ecco, una cosa molto importante è che fa capire qual è l'etica che c'è dietro questi nuovi prodotti. Noi non ce ne accorgiamo perché nella vita quotidiana è facile per noi tutti capire cosa è etico e cosa non è etico. In altri campi, tipo il software, non è così intuitivo, non è che normalmente vado al supermercato con 5 kg di software o 6 kg di libri, ok? E invece si rende conto che l'etica si certe volte sarebbe molto importante rendersi conto di qual è l'etica di un certo software, proprio dovuto al suo utilizzo, alla possibilità di utilizzo, eccetera. Un esempio al giorno d'oggi, quando sentite usare la parola hacker, cioè quelli che fanno delle modifiche a programmi, sì, eccetera, viene sempre inteso come una cosa negativa. Ovviamente quello che è stata la divulgazione di questo tipo di figura è sempre stata una cosa negativa. In realtà, infatti, oggi si distingue tra hacker e ethical hacker, cioè l'hacker etico. Chi tra l'hacker è invece quello che è nato veramente, cioè l'hacker era quello che studiava l'informatica, studiava il codice, studiava i programmi per fare cosa? Per apportare delle modifiche, delle migliorie, per utilizzarlo, per distribuirlo. Ecco, oggi si fa questa cosa, cioè si parla di etica utilizzando delle apposite licenze sul software. Quindi, per dire che in certi casi possono essere cose di impatto più leggero, su tutte le persone, altre, come nel caso di una votazione, ma immaginatevi anche, per esempio, cioè, diciamo, l'amministrazione, immaginatevi anche i dati anagrafici
informazioni che riguardano un cittadino, cioè se vengono conservate in archivio che ha un software che può essere controllato da tutti, per tutti i presenti, che voglia che cosa viene fatto su quei dati, oppure da un software chiuso che nessuno sa che cosa viene fatto su quei dati e ci si fida di quello che ci dice l'azienda produttrice, dice no, sì, ti preoccupare, questi dati vengono trattati in modo corretto, non vengono dati a nessuno e magari probabilmente così, ma potrebbe anche non essere. Quindi vedete che dei problemi etici ne vengono fuori tantissime. Come ci occupiamo di queste cose? Da sistemi operativi ai programmi a tutte queste cose, come ho detto, la musica, la letteratura, eccetera. Questo è il sito dell'associazione che si chiama www.guru@work.com. Abbiamo anche naturalmente la pagina Facebook. Trovate facendo una ricerca su Facebook oppure scrivendo facebook.com/guru@work. Questa è la pagina, tra l'altro. Se date mi piace sulla pagina potete poi seguire tutte le nostre iniziative. Per esempio noi organizziamo ormai da tanti anni corsi gratuiti tipo questo, corsi gratuiti più specifici ad esempio su sistema operativo, su web, su per esempio linguaggi di programmazione, tantissimi sulla grafica. Spesso l'abbiamo fatto, uno degli ultimi che abbiamo fatto era sulla comunicazione del giornalismo con il software libero. E quindi se volete rimanere in contatto con noi basta che cliccate su mi piace la pagina o anche nel sito scriviamo tutte queste informazioni, potete consultarle oppure qua in un angolino a destra abbiamo anche la possibilità, questo qua è con la mailing list che potete scrivere, vi arriva se volete anche un'email e rimanete sempre a contatto. E organizziamo tantissimi corsi, anzi una volta, però questa è una brevissima introduzione solo per far capire che siamo e cosa facciamo. Una volta che avete visto più o meno gli argomenti di cui ci occupiamo, potete anche mandarci un'email o su Facebook proporci un corso, magari su un argomento che interessa a voi, ce lo dite, se qualcuno di noi ha competenze per farlo, lo facciamo volentieri. Siamo un'associazione di volontari e tutto quello che organizziamo lo organizziamo gratuitamente, non facciamo mai pagare niente. Di solito col comune la provincia ci mette a disposizione delle sale, come questa, come quella che sarà invece noi, eccetera. Quindi quando è nelle nostre possibilità organizziamo più che volentieri qualunque cosa che ci chiedete, se abbiamo competenze per fare, soprattutto nell'informatica, anche nella comunicazione, nel social, eccetera. Passo un attimo a descrivere il corso, poi lascio la parola al dottor Busti che farà un'introduzione invece sull'altra associazione, Innovazione per l'Italia, che promuove sempre questo corso. Allora, la lezione di oggi appunto la facciamo qui al Centro per l'Impiego. Le prossime quattro lezioni, il corso è composto da cinque lezioni, e saranno una questo giovedì e poi da lunedì per tre giorni di fila, sempre dalle 4 alle 6. Allora, le faremo via Ginori. Ora, pensavamo di fare nella sala al secondo piano, perché dovevamo essere insomma un certo numero. Poi gli editi delle scuole ci hanno chiesto se potevano partecipare, quindi alla prossima lezione parteciperanno. E se non riusciamo a entrare in quella sala, abbiamo chiesto all'università, che è i servizi informatici del comune di Grosseto, dove c'è la sala che era indicata nel sito, è al secondo piano. Eventualmente ci spostiamo al primo piano, abbiamo chiesto all'università che ci lasci la lavagna, quindi insomma niente, sarà solo il fatto di trovare un piano, solo al secondo piano, metteremo delle indicazioni a piano terra. Veniamo al corso. Interrompetemi se volete fare qualche domanda, se volete fare altro, magari non c'è nessun problema. Il corso allora riguarda proprio quelli che sono nuovi mestieri del web. Noi vi faremo vedere tutte le lezioni come si affronta la vita, chi fa questi tipi di mestieri, come affronta questo tipo di lavoro nella propria vita, sono tutti esperti che fanno proprio questo di lavoro e utilizzeranno chiaramente software libero. Quando ci siamo di mezzo di quel work, quello è la serie, utilizziamo sempre software libero, ma facciamo vedere insomma che viene utilizzato normalmente senza nessun problema, anzi spesso nemmeno si sa. Non so se qualcuno di voi ha un cellulare con sistema operativo Android, per esempio. Ecco, Android è un sistema operativo Linux, quindi è un software libero, e tutti i prodotti che ci sono, molti prodotti che ci sono stati sopra sono software libero, anche quelli sono nella vita quotidiana, spesso semplicemente non lo sappiamo, o quando andiamo a scegliere magari facciamo scelte senza renderci conto che uno può essere software libero e un altro no. Per chi non lo sa, un esempio, non so se per scrivere al computer utilizzate Office di Microsoft, ecco, esiste OpenOffice, è un prodotto con una licenza di software libero, tra l'altro anche gratuito se lo scaricate, e per il 99,9% dei casi molto probabilmente fa lo stesso utilizzo, non c'è alcuna differenza. Allora, nel corso tratteremo alcune tematiche, 4 per la decisione, più quella di oggi che riguarda la del mondo del lavoro, 4 più informatiche.
La prossima lezione sarà su ICMS, se non sbaglio l'ordine, ma dovrebbe essere questo, e la terrà proprio, potrebbe venire anche fra l'altro il docente, una persona che fa questo di lavoro, si occupa di comunicazione, di sviluppo di siti web, di campagne pubblicitarie. Lui farà vedere l'utilizzo di un CMS, uno di questi programmi per fare i siti web. Farà l'introduzione, farà vedere il suo lavoro, come si utilizza e quello che viene fatto per utilizzare. Quella dopo invece sarà una lezione su, diciamo, proprio sul codice, sull'HTML e i fogli di stile, le ultime versioni. Ora, ognuno è un argomento molto vasto, ne faremo un'introduzione per vedere le cose principali, alcune caratteristiche che si utilizzano poi per questi mestieri. La lezione ancora dopo sarà fatta da un grafico professionista che farà vedere con software GIMP come si può utilizzare per fare delle immagini, per faremo vedere come per esempio fare un thumbnail, una testata per un sito web, magari dei tasti per quelli che si cliccano sui siti web. E l'ultima lezione invece che la farà appunto l'assessore sarà su uno studio sui siti web dal punto di vista delle statistiche, quindi farà vedere i prodotti di analytics, come vengono utilizzati per analizzare gli ACS eccetera. Siti web, e credo anche una parte sull'interazione con i social dal punto di vista del sito web. Siccome questi sono argomenti molto complessi, sono solo introduzioni, perché facciamo mezzo due ore, questo avevamo pensato di fare questa cosa. Cioè abbiamo pensato alla fine del corso di darvi un questionario, nel senso una domanda o due, per chiedervi quali sono gli argomenti che secondo voi sono più interessanti poi per essere utilizzati da voi stessi nel mondo del lavoro, quello che vi piacerebbe utilizzare fra questi che ho detto finora. E quello che prenderà più voti, quello che sarà più votato, ma indipendentemente dai docenti o dal tempo che c'è stato della lezione, è quello proprio che pensate essere l'argomento più utile per voi o che piacerebbe fare con il web. A quel punto ci piacerebbe su quell'argomento lì fare un corso più approfondito. E non so, se scegliamo la grafica, a quel punto facciamo 4-5 lezioni sulla grafica, sulla HTML, ma non voglio escludere anche il centro di te, metteremo anche l'interazione con il mondo del lavoro. Ci mancherebbe assolutamente. E quindi sì, ci piacerebbe a volta di questo fare un altro corso, 4-5 lezioni proprio approfondite, dove facciamo vedere come si utilizza, come si spiega un po' meglio quella materia, magari si riesce a creare un esempio concreto su quella cosa lì. Poi nulla toglie che noi durante l'anno, negli anni facciamo anche altri corsi, magari potremmo approfondire ancora di più quello o toccare un'altra materia, su quello non c'è. Insomma, vediamo un po', insomma, il tempo che abbiamo, però almeno lo facciamo di sicuro, insomma, ci fa piacere approfondirla. Quindi lo chiederemo a voi, cioè, faremo questa votazione, no, poi si dice che sono dei programmi televisivi, dicono votate telefonicamente, però non possiamo garantire che non ci siano, noi invece facciamo sì che non usano sapere. Noi invece no, metterete un modo, ci direte, anzi, li potremmo montare davanti a tutti, ma non barare i risultati. Vabbè, lascio la parola, sono stato anche troppo che CMS usate? Faremo vedere Joomla, sì. Joomla? Sì, credo che... Ho capito. Ma Linux come sistema operativo lavorate? Sì, allora... Sì, faremo vedere tutte le lezioni. A parte questo, siamo ospiti, non abbiamo Linux, infatti sto già per sopra, però a parte di questo... No, scherzo. A parte questo, sì. Ma tanto diciamo, uno dei principi che ci spina a fare questi corsi è utilizzare programmi che possono essere utilizzati su tutti i sistemi operativi. Quindi, so, per esempio, quando faremo vedere Git per la grafica, c'è cioè per Linux, per Windows, per Mac, e così Joomla si utilizza dal web, perciò all'interno di un browser va bene con il browser, ma se uno proprio si vuole fare del male, cosa anche Internet Explorer. Noi non c'è. No, se va bene con il browser. No, vabbè, niente, quindi dopo quello si può utilizzare da qualunque browser e niente, per l'HTML dovremmo vedere qualcosa con degli editor di testo, quindi diciamo, noi lo facciamo vedere su Linux, ma può essere utilizzato su tutti i sistemi senza nessun problema. Grazie. Ok, lascio la parola a grazie, buonasera. Mi chiamo Manuel Bussi e sono qua per presentare l'Associazione Innovazione per l'Italia. Ora, come sapete, Google Work è un'associazione che è presente a Grosseto ormai da diverso tempo, da diversi anni. Noi invece esistiamo da poco. E
praticamente abbiamo preso spunto dal convegno che c'è stato proposto dalla Camera di Commercio nello scorso gennaio, che prendeva appunto il titolo di Innovazione per l'Italia. In quell'occasione abbiamo visto come ci sia stata una partecipazione molto, molto importante da parte della popolazione, e quello che ci ha colpito è che non fossero solamente persone giovani, ragazzi, ma è stata una partecipazione che ha coinvolto tutta la fascia tutte le fasce della popolazione dal punto di vista anagrafico, se così possiamo dire. E per questo questa cosa ci ha colpito veramente tanto che abbiamo deciso di creare per l'appunto un'associazione che prende nome dal titolo di quel convegno, per l'appunto Innovazione per l'Italia. Ora la nostra è un'associazione che come network è formata da membri volontari che partecipano magari scrivendo articoli, ma non si tratta di una situazione che tratti l'innovazione dal punto di vista tecnologico o semplicemente informatico. Qui tutti mettono a disposizione la propria professionalità, le proprie competenze per dare slancio a questa situazione e dare slancio alle tematiche che vogliamo portare avanti. Tematiche che sono tutte quante comprese nel nostro manifesto che potete trovare sul sito innovazioneperitalia.it e che raccoglie diversi punti. Prima di tutto voglio fare una premessa, vale a dire, siamo in un momento in cui dal punto di vista economico abbiamo dei grossi problemi, questo qui è innegabile, è sotto gli occhi di tutti. Proprio per questo abbiamo deciso di creare un'associazione che guardi a argomenti che secondo noi possono ridare slancio all'economia. Ora, non abbiamo la presunzione di dire che possa essere la chiave di volta per risolvere tutti i problemi che ha il nostro paese, però siamo dell'idea che iniziare da questo punto di vista, iniziare a puntare maggiormente sull'innovazione tecnologica, ma soprattutto di know-how, creare una pianificazione che parta da lontano e che non sia semplicemente un impulso così improvviso o magari anche poco studiato. Proprio per questo abbiamo deciso di puntare su questi argomenti, puntare sulla consapevolezza della necessità di dare un nuovo slancio, un nuovo impulso alla situazione, al nostro sistema. E per l'appunto uno dei primi argomenti che trattiamo che è contattato nel nostro manifesto e che ci sono particolarmente cari è proprio l'economia. L'economia perché siamo dell'idea che sia necessario cambiare le regole che ora sono alla base del sistema economico. Ora, per l'amor di Dio, non ci prendete per rivoluzionari o cose del genere, perché tutte le nostre convinzioni, tutto quello che portiamo avanti, lo riprendiamo da personalità importanti, da premi Nobel. Faccio un paio di esempi. Uno su tutti è Amartya Sen, che è stato premio Nobel dell'economia negli anni 90, è un indiano, che portava avanti proprio la teoria della necessità di cambiare paradigmi economici dal semplice macroeconomia, come per esempio il PIL, o piuttosto l'industrializzazione, a queste tematiche e portarle alla sostenibilità dell'economia. Ecco, queste sono le tematiche a cui noi facciamo riferimento. Tematiche che ci sono particolarmente care e per questo vogliamo dare appunto impulso a questi temi. Impulso che fino ad ora non c'è stato, molto semplicemente, perché una serie di riflessioni sul capitalismo, sul liberalismo, ma senza andare troppo nel dettaglio, sulla struttura economica così come la conosciamo adesso, che purtroppo è crisi, non c'è stata, ed è per questo che noi vogliamo essere presenti. Passando ad un altro punto, che è quello dell'argomento su cui verterà il corso che abbiamo organizzato insieme al centro di impiego, insieme al comune e al network, è però appunto quello dello investimento.
proprio in relazione alla necessità di ridare slancio, dare forza, vitalità a un sistema che evidentemente è ingessato, siamo raggiunti alla consapevolezza che il web, ma più in generale la vostra rete, la capacità di nuovi modi di comunicare, aprono alle persone campi, praterie praticamente, praterie che si trovano per l'appunto sulla rete. Quindi nuovi mestieri in questo senso significa per l'appunto ridare vitalità a una produzione, a un sistema che, come dicevo, è ingessato e rischia di rimanere tale se non ci sono delle iniziative sia a livello locale, nazionale, ma anche internazionale, che non ridiano questo slancio a cui facevo riferimento. Però chiaramente non può partire solamente dalle istituzioni, come dicevo, locale, nazionale, internazionale, ma deve partire anche dal singolo cittadino. Quindi, consapevoli del fatto che siamo in una situazione difficile, grave, in cui molti purtroppo si sentono scoraggiati, hanno difficoltà a vedere un domani magari, e infatti tanti sono i casi che purtroppo sentiamo ai telegiornali, leggiamo sui giornali, vediamo appunto su internet, di persone che non ce l'hanno fatta più. Ecco, quello che noi diciamo, quello che noi vogliamo far capire è che per appunto c'è una possibilità, che è per appunto quello di mettersi in gioco, fin dei conti. A un certo punto è comprensibile che sia complicato, sia difficile, però quella possibilità c'è e può essere anche molto, molto stimolante. Ed è per questo che per l'appunto abbiamo organizzato questo corso, proprio per dare la possibilità di comprendere come ci siano delle alternative al comune modo di vedere dal punto di vista lavorativo o professionale. Un altro argomento che invece è diciamo più tradizionale dal punto di vista dell'innovazione è quello della Green Economy. Quanto abbiamo parlato dell'inquinamento, quanto abbiamo parlato della necessità di trovare soluzioni che siano sostenibili e soprattutto che siano sostenibili per lungo tempo. Ora recentemente, un paio di anni fa, c'è stato un referendum in Italia sul nucleare, chi se lo ricorda? E per l'appunto il nucleare si pensava fino a non molto tempo fa che potesse essere un'alternativa possibile. Noi tendiamo a guardare anche ad altre soluzioni che magari, chissà, in un futuro, quando il nucleare potrà essere più gestibile, diciamo così, potrà essere un'altra soluzione. Per l'appunto, la Green Economy su cosa si basa? Si basa su tre paradigmi fondamentali, quella di emissioni zero, rifiuti zero e chilometri zero. Emissioni zero, vi ho già detto, inquinamento. Rifiuti zero significa per l'appunto, per esempio, il riciclaggio. Riprendere quello che magari avevo buttato e reintrodurlo nel sistema per utilizzare quegli stessi rifiuti per produrre. Chilometri zero, il fatto di creare, diciamo, come dei micromercati in pratica, dove non c'è bisogno di grandi trasporti, grandi spostamenti per poter arrivare al prodotto, affinché il prodotto possa arrivare dal produttore al consumatore. Però noi siamo consapevoli che c'è un problema in Italia, e il problema qual è? Il problema sono i vari digitali. Vale a dire, per fare un esempio, in Italia c'è una alfabetizzazione digitale intorno al 40-41%. Cosa significa? Che su 100 famiglie, 40-41 massimo hanno un accesso a internet. E questo è un problema, perché se guardiamo all'estero, guardiamo paesi, neanche troppo distanti dal nostro, non c'è bisogno di andare negli Stati Uniti per dire, basta andare in Francia o in Germania, praticamente basta passare delle Alpi e troviamo alfabetizzazioni tutte diverse. Troviamo anche la popolazione che è consapevole della potenzialità e dell'uso di internet.
e questo garantisce a questi paesi una sostenibilità diversa per la propria economia, uno slancio diverso per la propria economia. È per questo che noi puntiamo per colmare questi gap, per colmare questi divari, per superare queste difficoltà, queste ingessature che purtroppo sono insite al sistema. E come si può superare come si possono superare questi divari? Attraverso la conoscenza, attraverso la didattica, per esempio. Ora, noi non siamo dell'idea che serva semplicemente una trasformazione da cartacei a digitale. Come dicevo all'inizio, è necessaria una pianificazione che venga da lontano, senza quella si fa poca strada. Come dire, non so dove andare da un punto A a un punto B, invece di andare a prendere il navigatore improvviso. Lì il problema è che ci si perde alla fine. Per questo dico che noi diciamo che sia necessaria una pianificazione che parta da lontano. Siamo grati che oggi ci sia la possibilità di vedere questa pianificazione, di illustrare una pianificazione che coinvolga non solamente gli enti, come può essere per esempio il centro dell'impiego, ma può essere qualunque ente, può essere un comune, può essere una provincia, può essere una regione, uno stato o una comunità internazionale, ma deve coinvolgere prima di tutto il cittadino, prima di tutto quello che è il fruitore finale del servizio. È questo che ci preme, questo che abbiamo a cuore. Però, come dire, l'innovazione non passa solamente per tecnicisti, se vogliamo dire così, passa anche attraverso la partecipazione. Ora, per esempio, nelle ultime sezioni è arrivato in Parlamento un gruppo che fa del web una piattaforma fondamentale della propria civiltà, della propria azione. Noi siamo convinti che sia necessario che sia possibile utilizzare il web per far partecipare la popolazione. Però, partendo dal presupposto che la democrazia rappresentativa sia la base fondamentale. Quindi, non è semplicemente una sostituzione di rappresentanti e di creazione di una democrazia diretta, che sarà anacronistica, è impossibile, la storia ci ha sempre dimostrato che non è possibile. Però siamo dell'idea che sia possibile, attraverso sempre il rispetto della Costituzione, il rispetto della prassi, il rispetto delle regole, che sia possibile far partecipare i cittadini alla politica, far partecipare i cittadini alle scelte che li coinvolgono. E questa partecipazione porta anche altri due temi, che sono la trasparenza e l'innovazione nella pubblica amministrazione. Trasparenza è chiaro, è la sede. Perché? Perché abbiamo di fronte tanti casi in cui magari ci sia stata uno sperpero di denaro pubblico, magari corruzione, purtroppo sono all'ordine del giorno queste cose, e viene indicato l'ente piuttosto che le singole persone. Ecco, l'ente prima di tutto è purtroppo vittima tale quale è l'ultimo fruttore del servizio che è il cittadino. Ma si colpevolizza invece l'ente per l'appunto, anziché quello che ha commesso effettivamente il reato. Però come si può ovviare a questa incomprensione? Attraverso per l'appunto un procedimento che possa garantire maggiore trasparenza nell'uso del denaro pubblico, trasparenza nei processi che portano a una data decisione. E da qui si arriva per appunto all'innovazione nella pubblica amministrazione. Innovazione che, come diceva il dottor Pergani, può passare benissimo attraverso il software libero. Un software che possa essere controllato non da un'azienda fornitrice, ma da chi lo utilizza e chi è il fruttore finale del servizio. E questo passa attraverso sempre la condivisione del sapere, quindi, come dicevo, software libero. Condivisione del sapere che secondo noi non deve essere appannaggio di un elite, cioè di un piccolo gruppo che prende le singole decisioni, magari senza
rendere parte lecito senza rendere consapevoli i cittadini, ma per l'appunto la possibilità di condividere le conoscenze, condividere le aspettative, condividere i progetti in modo da garantire una maggiore partecipazione possibile. Infine, l'ultimo argomento che secondo noi è estremamente importante dal punto di vista innovativo è quello delle cosiddette smart city. Smart city sarebbero città intelligenti in cui per esempio i trasporti, la viabilità sono gestiti attraverso un software, attraverso delle pianificazioni, veniamo sempre là, che garantiscono una maggiore efficienza, perché purtroppo non si può parlare semplicemente di efficacia, perché l'efficacia sarebbe semplicemente il raggiungimento di un obiettivo. L'efficienza invece è il raggiungimento di quell'obiettivo in termini di economicità e tempi, perché si può raggiungere un obiettivo in 6 mesi, si può raggiungere un obiettivo in una settimana, e c'è un'enorme differenza. Quindi, ora non voglio tediarvi oltre con questa presentazione, però ecco, questo volevo dire, che noi abbiamo la consapevolezza della difficoltà che ci troviamo davanti, perché come dicevo è un paese che purtroppo si trova in una situazione difficile, è un sistema che era già ingessato prima che iniziasse questa crisi, però siamo dell'idea che possiamo dare una mano, e possiamo dare una mano però non da soli, abbiamo la necessità che questa sia una consapevolezza, una condizione di tutti, fin tanto che riusciremo a coinvolgere le persone, dare, far capire quanto siano importanti questi argomenti, non si tratta semplicemente di un software, di un computer, uno smartphone o un tablet, per fare un esempio, ma si tratta per l'appunto di progetti, di piani, di comunicazioni, allora lì si potrà fare strada. Grazie. Io devo per forza dire una cosa, mi scusi, perché è una cosa che, sulla quale stiamo combattendo veramente arduo e padre. Alla base di tutto questo che lei ha detto, manca una cosa fondamentale, le infrastrutture. Certo, infatti. Perché noi abbiamo servito una linea banda larga, che cos'è? Cioè, non si sa neanche cosa serve. Viene servito la DSL a mega, non so, forse neanche, con anche mezz'ora per una connessione, perché io ci lavoro, una cosa c'è, cioè, e vado sventolando con una pazza esterna, questo fatto, quello che viene cercando, no? Capisco, ma guardi, io le faccio un esempio, perché mio fratello studia qua alla Grado, qua dietro, e di solito uno entra per i professori che vanno per la scuola, sì, come l'impegno, eccetera. Cioè, il nostro assessore al turismo è un informatico, cioè non ha una commissione. Sì. Ma questo è una cosa smart city. Sì, passa, rientra sempre in quello, chiaramente. Sono città che più sono disagiate, possono essere in Marina, soprattutto in montagna, in campagna, eccetera, più sono disagiate. Hanno infrastrutture, linee satellitari, piste di riporto, cioè lì parlano di smart city che veramente sono state nelle, anche progettate. Sono d'accordo. Sono d'accordo, e infatti è questo il problema. I divari che parlavo prima partono proprio da lì, dalla mancanza, è appunto per questo che va partire il punto che rimane tutto il punto sul tema della pianificazione. Perché se non c'è pianificazione noi possiamo avere tutte le infrastrutture che vogliamo, ma se proprio non abbiamo sistemato l'ufficio dei viaggiatori, faccio prima l'esempio, se io voglio andare da Grosseto a Siena, non so come andare, ci puoi fare l'esempio, se non ho il navigatore ma non lo so usare, è inutile, cioè è un super elettrico, ma io devo saper usarlo, qualcuno deve arrivare che mi deve spiegare come funziona. Ora faccio un esempio banale per far capire, ma questa è la pianificazione, questa è la progettazione, senza quella andiamo un po' lontano. Noi ci infatti, questa è la vera domanda. Perché siamo fuori dal mondo, perché anche per scaricare dati, noi, no? Visto che
però per scaricare i dati ci vuole un certo tipo di connessione, altrimenti non è neanche affidabile, diciamo. Quindi parliamo e ci concentriamo su dei temi che non sono, questo è come la alta velocità sulle varie della dirigenza, no? Ma noi infatti conosciamo come il gruppo che intende far valere i costi. E infatti questo vi ricordo a lei. Appunto. Sì, ma infatti noi, per esempio, se lei fa valere, è un esempio banale, esempio. Però se va a visitare il nostro sito, vedi che ci sono pubblicazioni di articoli che vengono su questi argomenti, sulla necessità di infrastrutture, sulla necessità di innovazione, di pianificazione, ma che riguardano tanti campi. Come ho appena spiegato, noi guardiamo a diversi campi, non semplicemente che so al computer, smartphone o tablet, come dicevo prima, ma guardiamo a largo spettro. E noi su questo che puntiamo, proprio sul fatto di farci conoscere ai cittadini, e questo è fondamentale. Se non c'è questo supporto da parte della popolazione, che come dicevo è il fruttore finale del servizio o dei servizi, anche noi andiamo un po' lontano. Quindi c'è bisogno, si rischia di diventare quell'elite di cui parlavo prima, che noi vogliamo essere. Per questo parlavo di condivisione del sapere, consapevolezza condivisa, è questo che ci prende. Quindi, avendo presentato per esempio attraverso questo corso queste tematiche e avendo l'appoggio dei cittadini, noi siamo tutti anche riusciti a fare qualcosa. Abbiamo fatto girare un foglio di presenze, non so se tutti avete fatto la firma, avete fatto sì, una firma quando è arrivato e siamo decine, perché poi alla fine del corso vi lasciamo una testa di frequenza. Però non fate pure, cioè la firma non si è uscita entrata? No. Di solito sì, poi va bene. Ce l'ha qualcuno di voi il foglio, se qualcuno non l'ha firmato, insomma lì lo chiede e lo facciamo passare. Lascio la parola al centro per l'impiego. Allora, io mi chiamo Antonio Dondolini, sono responsabile del centro, insieme alla dottoressa Cottardo iniziamo la parte, diciamo, centrale di questa giornata dopo queste interessanti introduzioni. Il mio scopo è parlare di lavoro, perché sotto il libro ci si fa tante cose, ci si fa fatto un brano, ci si fa la musica, ma qui parliamo di lavoro. E quindi il mio scopo è non ovviamente parlare del progetto, del quale non è il mio compito, però parlare un po' del mercato del lavoro, soprattutto in rapporto ai nuovi mestieri, ma anche come software libero. E intanto i nuovi mestieri non lo sono, perché i nuovi mestieri esistono da quando esiste l'umanità. L'agricoltura è stato un nuovo mestiere, perché ognuno si coltivava per conto suo, e poi qualcuno ha detto, ma comincia a pensare, io posso coltivare anche per altre persone, quindi farlo diventare un lavoro. Quindi il fatto che adesso emergano nuovi mestieri come software libero è proprio un fenomeno che esiste da migliaia di anni, che però negli ultimi tempi si è visto il mercato del lavoro è molto accelerato. Adesso le mutazioni nel mercato del lavoro accadono tra un anno e l'altro, quindi riuscire a inserirsi in un nuovo mestiere al momento giusto può fare la differenza enorme tra trovare lavoro e non trovarlo, che in questo momento è particolarmente importante. I nuovi mestieri solitamente si dividono in due grandi tipologie: quelli che inseriscono prodotti nuovi, l'automobile, lo smartphone, il computer, la sigaretta elettronica, sono tutti mestieri legati a prodotti che prima non esistevano. Poi abbiamo un secondo tipo di nuovi mestieri, i mestieri che consistono nel fare le cose che prima facevamo da soli. 50 anni fa chi avrebbe dato un bimbo una babysitter? 50 anni fa magari ci si faceva anche i vestiti da soli, o ci si lavava la macchina da soli, o non avremmo mai nemmeno pensato di cucinare un cibo precotto. Quindi i nuovi mestieri sono legati a mutazioni non solo tecnologiche ma anche sociali, e questo è molto importante per questo tipo di professione, perché vi inserite in un mercato che ha grossa richiesta di voi, di questo tipo di professione, perché a differenza del cucinare, per ormai stanno a fare un po' tutti, già il cucire è più complesso, queste cose non le sa fare nessuno. E quindi nel momento in cui voi vi inserite in questo settore diventate indispensabili per far funzionare le aziende, per garantire i servizi privati, per far funzionare l'economia. Quindi ecco, non è un qualcosa di secondario, per come lo vedo io da un osservatorio,
questo tipo di impegno è qualcosa di fondamentale. Altro punto, lo spiegheranno meglio sicuramente nel corso della andata avanti con il corso, non pensiamo ai nuovi mestieri del web di software libero come internet e basta, o al limite di Facebook, cioè è come entrare in un ristorante tipo un sistema statico, o you can eat, mangi quello che vuoi, ti firmi all'ingresso, vieni a dire te l'hai, cioè potevi mangiare tutto, non hai mangiato niente. E ci sono tutta una serie di cose già esistenti, pensiamo ai social network, alle applicazioni per smartphone, alle reti che ci sono per il livello ludico, alla realtà aumentata che sta venendo fuori, pensiamo agli occhiali di Google con i quali potrò vedere dove andare, quindi tutta una serie di applicazioni, come si diceva prima, molto tantissime ci sono su Linux, su Android, tutta una serie di applicazioni che magari fra 2 o 3 anni saranno esplose e stanno venendo fuori in questo momento, hanno bisogno di chi crea i contenuti, cioè di persone che lavorano su queste cose, perché a livello locale è chiaro che ci saranno persone del posto che creeranno questo tipo di contenuti. Quindi ecco, non pensiamo soltanto al sito internet dell'agriturismo, è molto riduttivo, in realtà stiamo vedendo nel mercato del lavoro che sta esplodendo questo settore, è un settore in grossa crescita. E chi non si aggancia anche dell'azienda a queste cose rimane fuori, un po' come chi vendeva la Resti quando sono venuti fuori le automobili. E chi nel mondo del lavoro non entra in questo settore rischia di rimanere fuori, perché non mettiamoci in giro, se si creano nuovi mestieri, altri vengono o aboliti o diminuiti, perché il saldo è pari, può essere un po' in miglioramento se l'economia migliora, ma quando si creano nuovi mestieri altri vanno o a scomparire o a ridursi notevolmente. E capire che questo fenomeno entrarci dentro dal punto di vista del mercato del lavoro è particolarmente importante. Sempre questa breve premessa, poi andiamo un po' a parlare molto rapidamente di come le cose funzionano qui dentro, sto scherzando, come dovrebbero funzionare qui dentro, e poi magari concentrarci un po' di più sugli aspetti informatici, su quelli che magari vi interessano di più. Un'ultima cosa è che il mercato del lavoro a livello informatico è un sistema complesso. Voi usate, magari usate un computer che monta Microsoft, poi prendete uno smartphone con Android, i sistemi si intersecano. Se pensate che Google, che ha creato Android, un sistema Linux, veicola il 75% degli incassi della sua pubblicità attraverso Apple, cioè un sistema, lo iOS, che è il più blindato della storia. Quindi l'approccio nel mercato del lavoro risulta vincente se è un approccio in cui si sfruttano le potenzialità del software libero nella consapevolezza che coesiste con altri sistemi e che quindi per poterlo occorre svilupparne punti di forza, che è il fattore umano. Cioè se a me mi si rompe Photoshop, chiamo l'assistenza, se si rompe un programma OpenOffice, chi chiamo? Chiamo il mio ammesso. Quindi si incentivano le risorse locali di assistenza, di sviluppo. Non pensiamo soltanto agli applicativi, pensiamo ai sistemi operativi, pensiamo ai server. Quindi se un'azienda si ferma, se qui se ci si ferma a noi computer, noi ci si spara, nel senso, voi nel software libero il fattore umano è molto più importante che non nel software proprietario. Quindi nella consapevolezza di un sistema informatico che sul lavoro è comunque integrato, puntare su questo significa puntare sul fattore umano, puntare sulla professionalità, soprattutto a livello locale, che per la nostra Maremma non è male. Parliamo, fatto questa brevissima, qualche domanda è fatto, io però ti chiedo solo io. Ok, parliamo un po' di come funzionano, dovrebbe funzionare le cose qui dentro. Allora, farò una rapidissima carrellata sul centro dell'impiego. Fino al 1990, il sistema funzionava così: c'era gli uffici di collocamento, le aziende e i lavoratori, e tutti dovevano passare qui. Un'azienda quando assumeva chiedeva 3 elettricisti, 4 meccanici, gli uffici di collocamento li dava. Questo ha funzionato per 40 anni, poi dal 90 in poi le cose sono cambiate e a questo sistema si è sovrapposto un sistema diverso in cui le aziende si mettono direttamente in contatto con i lavoratori e il centro dell'impiego può dare dei servizi, se non proprio tutto, ai entrambi. Non c'è più l'obbligo di passare da noi, le aziende possono assumere liberamente, abbiamo una funzione, sì, di certificazione dello stato di disoccupazione, che sostanzialmente potrebbe fare un bancomat, anzi potrebbe fare l'Inps senza passare da noi, quindi una funzione anagrafica che secondo me è una perdita di tempo, e invece possiamo avere una funzione di aiuto, cioè non di dare il pesce, perché qui di pesce ce n'è molto poco,
ma di aiutare le persone iniziali a pescare dandogli degli strumenti per riqualificarsi professionalmente. Quindi ci sono consulenti, come ad esempio la dottoressa Cortabo, ma ci sono tanti consulenti qua da noi che fanno percorsi alle persone, fanno un bilancio delle competenze, studiano interventi formativi per riqualificarle professionalmente adatti alla persona, finanziano questi interventi, organizzano corsi qui dentro, finanziano corsi all'esterno e fanno formazione a distanza con il Polo Trio, che è un modo gratuito, propriamente anche quello in stile software libero, per farsi formazione a costo zero, formazione certificata. Organizzano stage in azienda, tirocini, organizzano esperienze di lavoro, cioè sono tutta una serie di servizi, tutti gratuiti, quindi con uno stile software libero, che noi diamo, possiamo dare alle persone, perché da un punto di partenza che è questo, di disoccupazione, possono arrivare al punto di arrivo, con tutto ciò che ci va messo nel mezzo. Quindi ecco, rivolgersi alle strutture per l'impiego che poi sono in fase di trasformazione, perché ora dipendiamo dalla provincia, ma non si sa col cliente della provincia che fine facciamo. Comunque, rivolgendosi a noi anche in futuro, non cercate il lavoro, sì, qualcuno ce lo trova anche, però ci saranno 15 offerte, non ci prendiamo in giro, cioè sono centinaia di assunzioni al mese, anzi forse migliaia in provincia, qui ci passerà 3-4%. Qui si viene per riqualificarsi, per farsi gli strumenti, per cui ho bisogno di imparare l'inglese perché se no, se faccio il panino non mi prendono, faccio un corso da tutto qui, oppure ho idee completamente confuse, non so che fare, un consulente mi aiuta ad orientarmi, mi organizza uno stage in azienda, cioè sono questi i servizi che possono essere importanti per voi. E qui guarda questa rapidissima relata sui nostri servizi, su quali ecco non. Mi ero preparato 10 fogli di roba, ma non ha nessun senso in questo momento dirveli, perché poi se interessano ognuno di voi può rivolgersi alle nostre strutture e vedere se al suo interno c'è qualcosa che gli può essere utile. Andiamo invece agli strumenti informatici. Intanto, stranamente, alla fine l'informatica è arrivata anche qui, dopo un po' di tempo, e quindi tutto ciò che riguarda la gestione dello stato di disoccupazione viene fatto tutto in modo informatico, ma questo può interessarvi fino a un certo punto. Ciò di cui invece voglio parlarvi sono alcuni strumenti intanto per la ricerca del lavoro. Strumenti informatici, non vi nascondo che sono strumenti che sono nati da poco, sono un po' acerbi quelli della pubblica amministrazione, hanno il vantaggio rispetto agli strumenti privati che sono controllati, sono certificati, però è chiaro che il volume di lavoro, il volume di aziende che si rivolge a noi non è elevato, è un qualcosa in prospettiva, è un qualcosa che, proprio come dicevano prima i relatori, stiamo cercando di sviluppare, perché un sistema del lavoro in cui in modo discreto ma c'è un intervento della pubblica amministrazione dà maggiori garanzie di un mercato totalmente selvaggio in cui sì, ho delle tutele contrattuali ma i metodi di reclutamento sono lasciati al far west. La mia collega giustamente mi ha già messo Idol, si chiama Idol, è una sigla per incontro, domanda e offerta di lavoro. È uno strumento nato tra un anno nemmeno e come vedete tutte le province della Toscana lo usano o lo dovrebbero usare. La provincia di Grosseto gli hanno fatto usare per primo, così tutti qua gli abbiamo i soldi noi e poi andremo da Firenze già funzionando, no, parte questa piccola polemica. E dopo che noi l'abbiamo come Grosseto ben testato, sta partendo, vedete ci sono due zone, c'è la zona cittadina e la zona azienda, alla fine praticamente non è fatto male. Federica, ti dispiace che ti faccio fare qualcosa? Ma, allora, se mi clicchi su cerca fare offerte di lavoro, ecco, si può vedere per qualifica, centro impiego, tipo di offerta e tipo di contratto. Se andiamo sul centro impiego, vedete che sono divisi 3-4, abbiamo in tutto, siamo sulle 25 offerte, una provincia di 200.000 abitanti, come diceva Peppino, ho detto tutto,
Però, ripeto, è un sistema di inizi, d'altronde bisogna iniziare in qualche modo, poi un'attività di sensibilizzazione con le aziende è sicuramente importante, anche il consorzio con il sito lavoro, il consorzio con la Camera di Commercio, province e altri soggetti sta puntando molto su questo aspetto, quindi sta cercando insieme a noi di sensibilizzare maggiormente le aziende su questo. Comunque già ci sono offerte di lavoro, se si clicca su Grosseto, le vediamo. Qual è il vantaggio rispetto a un motore di ricerca tradizionale, tipo Monster, o se parliamo di aggregatori di offerte tipo Geografico? È che quando il lavoratore manda una sua candidatura, soprattutto per le offerte di preselezione, quelle in cui cioè lo nostro meglio, noi facciamo da filtro, l'azienda è sicura che è quel lavoratore che gli manda l'offerta, è sicura che i dati che le arrivano sono veri perché provengono dai nostri archivi, quindi non posso inventare un'età diversa o non posso inventare un titolo di studio che non ho, perché il dato parte da qui. Quindi la garanzia che dà la pubblica amministrazione è quella di dire all'azienda: guarda, questa persona si vuole candidare a questa offerta di lavoro e ti certifico che certi dati sono corretti. Come vedete ci sono varie tipologie. Stato il collocamento mirato, cioè legge 68, persone con un livello di disabilità per i quali alcune sono riservate o per legge o per scelta dell'azienda alcune offerte di lavoro. Poi abbiamo la contatto di, che è stato il contatto diretto, per cui se ci clicchi Federica possiamo vedere che c'è direttamente il nome dell'azienda, quindi in questo caso il nostro ruolo è proprio di uomo sandwich, cioè noi ci mettiamo addosso questa roba, la persona contatta direttamente selezione.editore@progresso.it, telefona e prende contatti diretti. Invece, tornando indietro, abbiamo le offerte in preselezione. Preselezione vuol dire che il cittadino, o anzi l'utente, per essere più corretti, perché anche molti non cittadini usano questi servizi, fa richiesta a noi, infatti il nome dell'azienda non c'è, l'azienda non compare perché sono le classiche aziende che dicono: non vogliamo avere qui 100 persone al giorno a fila, non lo possiamo gestire, non abbiamo gli strumenti per fare screening dei curriculum, fate voi. Allora, la candidatura arriva a noi, e le colleghe della dottoressa Costardo, che si occupa di selezione, valutano il curriculum, scartano quelli palesemente inadeguati, cioè c'è un ingegnere, cioè quinta elementare, nel mio senso mandarlo, una volta che manda all'azienda i curriculum che hanno le caratteristiche richieste. L'azienda in questo modo ha già un primo filtro, una prima valutazione. La persona volendo può fare un colloquio e quindi unire a quel curriculum anche degli elementi in più. La persona, ora non ci dobbiamo, ma può sia oltre a inviare dati che sono qui, può anche allegare un suo curriculum in formato doc PDF, lo può anche allegare perennemente al sistema senza doverlo caricare tutte le volte, ovviando in parte al digital divide, almeno parla una volta sola, diciamo anche solo una volta sola. E quindi ecco, la preselezione è un modo nel quale con cui si cerca di fare un servizio per le aziende ma anche per i cittadini. Tornando indietro, molto indietro, proprio all'inizio di The Web, abbiamo una parte. Errore, ancora indietro, grazie a Felizia, gentilissima, di farmi da la balletta, come ce l'hai, buongiorno. Abbiamo l'auto aziende che sta partendo ora anche questo, in cui l'azienda, invece di venire qua col foglio di carta, può caricare direttamente le sue candidature e quindi l'incrocio domanda offerta avviene, però con noi sempre in mezzo a fare una funzione di quantomeno di controllo, ecco, su tutto. Qualche domanda su questo bello strumento? Sì. Prego. Perché le aziende sono così restie a usarlo? Sono restie perché c'è molta. Cioè, qui andiamo su una valutazione personale, nel senso che non ci sono studi che io sappia riguardo, perlomeno non su Grosseto. Perché c'è una forte prevenzione, spesso a ragione, sulla pubblica amministrazione e sui centri per l'impiego. Cioè, noi cerchiamo di dare dei servizi che non siano un semplice foglio continuo sopra.
in parte ci usciamo, in parte no, però abbiamo tanti consulenti che sono persone che non hanno una formazione amministrativa, ma una formazione diversa, una dottoressa Cottardo, e penso che riusciamo a dare un aiuto da questo punto di vista alle persone, ma non è sempre così. In tante altre realtà persone che vengono da grandi città ci parlano di realtà molto burocratizzate. Quindi secondo me le cause sono diffidenza, in parte giustificata da parte delle aziende, paura che noi possiamo mettere le mani a casa loro e decidere chissà che cosa, o che noi facciamo dei controlli, perché c'è anche queste paranoie, controlli con la finanza o roba del genere, cioè, non capendo che noi non c'entriamo assolutamente, non solo niente con la finanza, ma nemmeno questo è il trovato del lavoro, cioè non abbiamo nessun tipo di collegamento. E poi c'è anche da parte mea culpa nostra, non si è stata finora un'opera di sensibilizzazione delle aziende che sicuramente poteva essere fatta meglio, perché per sensibilizzare un'azienda, anche qui sulla mia valutazione personale, bisogna andarci, non si può fare marketing telefonico e basta, perché bisogna andare lì, parlare con la persona, capite, a volte anche guardando il capannone d'ufficio ti rendi conto di certe cose, cosa che un contatto telefonico o informatico ancora peggio, perché manca anche tutta la parte colloquiale, andiamo su, pensate a quante maledizioni ci sono mandandosi le email delle volte, no? Quindi io sono convinto che il contatto diretto sia importante, e quello secondo me potrebbe, anzi sono sicuramente intenzione di potenziare, secondo me sono questi fattori. Quella è la richiesta, la parte dell'azienda, cioè, c'è meno, però vengono portati i dati, però la crisi è forte, cioè non ci prendiamo un giro, è chiaro, no? Non posso ripetere a dire come si dice in Marema che questo è morto da zona, però è chiaro che c'è tutto un turnover di personale, quello che va a pensione, quello che va a maternità, quello che si fa male, quello che ha detto la moglie che si asferisce, quello che litiga col proprietario, il lavoro stagionale, quindi nel progressivo calo complessivo, oggettivo dell'occupazione c'è un rimescolamento, c'è gente, cioè sono casi particolari, e poi andiamo sul personale e sull'importanza dei consulenti, perché c'è gente che non trova lavoro per 2 anni e gente che non ha fatto un giorno di disoccupazione in vita sua, ma non perché conoscesse Santi in paradiso, a volte anche quello, ma perché semplicemente sa muoversi nel modo giusto, istintivamente, perché qualcuno gli ha detto, perché ha una professionalità spendibile. Quindi c'è la crisi, ma il movimento all'interno del mercato, pur nella forte crisi, ci sono assunzioni, licenziamenti, spostamenti, e il corso che state facendo, a mio avviso, è importantissimo per entrare in questi meccanismi. Ok, parliamo un po', di questo abbiamo un po' parlato, ora vengo con Stio, vai, almeno faccio vedere altre 2 cose e poi ti passo la parola. Passiamo al suo, ok? Vai! Sì, sì, vai! Fai vedere io, o lo facciamo vedere? Ok! Allora, no, volevo solo far vedere prima di passare alla dottoressa Cottardo, che tra altre cose è anche referente Trio per Grosseto, e vi faccio vedere 2 cose molto rapidamente, non come funzionano, ma che esistono. Uno è EURES. Chi conosce EURES? Ma come conosce? EURES è il motore di ricerca ufficiale della Comunità Europea. Quindi ha 2 vantaggi rispetto a un motore normale: intanto che è ufficiale, quindi c'è un minimo di controllo, cioè se io voglio mettere un annuncio su EURES dalla Toscana, non è che mi viene mando, devo mandare al responsabile, il responsabile controlla che la mia azienda esista, che non sia fallito, eccetera, qui c'è un minimo di controllo. Ma soprattutto su EURES mettono annunci aziende che cercano lavoratori stranieri, quindi se un'azienda inglese mette un annuncio qui, non potrà dirmi cercare un inglese, altrimenti lo mettevo un annuncio qui. Quindi queste offerte di lavoro, che sono al momento 1.372.000, sono offerte di lavoro destinate a lavoratori stranieri. Andando rapidamente su cercare un lavoro, e cercando, che so, con una parola chiave, tipo, anzi, troviamo una parola chiave, mettiamo un lavoro abbastanza standard, cameriere, e mi dà le categorie, cameriere, bar, non è proprio.
Ecco, cerchiamo in tutti i paesi. Mastermouse, allora ecco qui. A questo punto vedrete che ci sono paesi che usano molto Eures, per caso non dell'Europa. Tipo abbiamo in Austria 3200 offerte, poi abbiamo, che so, Regno Unito 620 offerte di lavoro, mentre ci sono paesi, Francia 2300 offerte, mentre ci sono paesi che usano meno Eures. Andando all'interno, ma commento, ditemelo, No, ma. E andando all'interno io vado, mastico un pochino l'inglese e quello e basta, vedo le offerte di lavoro, cioè a differenza che in Italia solitamente all'estero mettono anche quanto ti pagano, sembra non so per il dolore, ma le offerte italiane non c'è mai, non si sa perché. Qui c'è ora una lunghetta sul discorso, comunque questi danno 20-25 sterline l'ora come candidati. Quindi ecco, Eures è un buon modo per trovare lavoro all'estero, o voi direttamente, oppure di no, nel senso, anche per capire come certi tipi di software fanno fare cose che fino a poco tempo fa erano molto più difficili. Un'altra cosa che voglio farvi vedere al volo è LinkedIn. Chi conosce LinkedIn? LinkedIn è una rete tra professionisti molto usata da chi si occupa di information technology. Nella quale vabbè, andiamo sul mio profilo, si sta qui, scusa. In questa foto faccio una pepe. Comunque è un curriculum online in cui voi potete mettere le vostre informazioni, contattare migliaia, centinaia di migliaia di persone in Italia e all'estero, iscrivervi a dei gruppi di interesse, per esempio sul software libero, persone che come voi in tutta Italia e in tutto il mondo condividono, scambiano offerte di lavoro, informazioni. Quindi ecco, è una rete eccezionale secondo me per chi si vuole occupare di queste cose. Basta, passiamo la parola alla dottoressa Contratti. Io sicuramente con questo microfono ci litigherò una vostra, mi dispiace, provo a spengerlo, vediamo se si sente con voi, magari lo posso. Si sente? Sì. No. Soprattutto di formazione, orientamento e autoimprenditoria. Dopo l'intervento dei relatori che mi hanno anticipato, è diventato un pochettino difficile perché abbiamo approfondito tantissimi temi e ciascuno di questi temi richiederebbe un sacco di tempo a disposizione per svilupparli nel modo più opportuno. Io vi avevo preparato una presentazione, ma a me, visto lo slittamento dei tempi, che potrò solo in parte farvela vedere, anche perché, come diceva il collega, forse può risultare più interessante vedere insieme il servizio Trio, che è un servizio di cui io sono la coordinatrice, che si occupa di formazione a distanza. Voglio però, prima di iniziare la mia presentazione, cogliere alcuni stimoli di riflessione che hanno introdotto appunto i relatori che mi hanno anticipata. Prima il dottor Gussi parlava di partecipazione, di condivisione e parlava dell'importanza, poi se erro magari correggimi, della condivisione del sapere. Su questo siamo, immagino, tutti quanti d'accordo. È chiaro che però per arrivare alla condivisione del sapere servono i mezzi, come faceva notare giustamente la signora di Manciano. Quindi è difficile pensare di parlare di condivisione del sapere se non si tiene conto dei mezzi che abbiamo a disposizione. Io credo che questo incontro, il fatto che oggi due enti come la provincia, il comune e alcune associazioni importanti come Guru at Work e Innovazione per l'Italia sia un momento per cominciare a confrontarsi, a ragionare su questi temi. Quindi penso che questa giornata possa essere una giornata che dall'inizio
a un avvio di partecipazione e di condivisione su questo tema, che è appunto la progettazione partecipata. Volevo solo condividere con voi questa riflessione, perché mi pare insomma molto importante che dato che comunque la giornata di oggi aveva come titolo l'introduzione alla ricerca del lavoro, mi siano anche chiari i passaggi logici che sono portato qui ad oggi, ad essere qui oggi. Allora, riflessioni su questo? No. Come vi dicevo, oltre ad essere una consulente del centro per l'impiego, sono la coordinatrice anche del progetto Trio. E non so se qualcuno di voi lo conosce. Infatti. Quindi, no. Allora. Entro un attimo nella pagina progetto Trio, così vedete direttamente la homepage. Allora, questa è la homepage del progetto Trio. Trio sta per tecnologia, ricerca, innovazione e orientamento. Nasce nel 2000, è un progetto appunto regionale, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e ha ricevuto da parte dell'Unione Europea un sacco di premi, perché è considerato uno dei migliori prodotti per quanto riguarda la formazione a distanza. Ha visto varie fasi, diciamo dal 2000 al 2005 una fase di organizzazione dal punto di vista strutturale, quindi è stato compito della regione, progettisti appunto di Trio, andrà a individuare quelle che erano le province dove collocare i poli Trio. E se vedete infatti, tenendo più chiaro sul polo, vedete che la distribuzione territoriale nella regione Toscana va a coprire gran parte delle regioni, anzi tutte le regioni. Poi ci sono alcune regioni, tipo il polo di Pisa, che ha un unico polo centrale, altre province invece che ne hanno di più. In questo, come vedete, abbiamo avuto dal 2005 al 2010 con l'unica sede centrale e poi lo Trio di Grosseto. Dopodiché, diciamo, con la nuova gestione del servizio Trio, che è relativamente recente, perché parliamo del 2011, siamo andati ad aprire il polo Trio di Follonica e il polo Trio di Arcidosso. Ora stiamo cercando appunto di collaborare anche con il comune di Orbetello, appunto, questa famosa condivisione tra enti, per avere la possibilità anche di aprire un polo Trio a Orbetello. Credo che per i primi di giugno potrà essere operativo anche il polo Trio di Orbetello. Quindi qui trovate sia le sedi dei vari poli e sia gli orari. Ad esempio il polo Trio di Grosseto è aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì dalle 14 alle 18. Mail, per cui potete tranquillamente mandare una mail ai colleghi e ai tutori che si occupano della gestione diretta della formazione degli utenti dei poli e eventualmente segnalare la vostra disponibilità a fissare un appuntamento. Come vi dicevo, Trio nasce appunto e vede una serie di fasi, soprattutto di implementazione per quanto riguarda la struttura, quindi andare a individuare i poli del territorio, e poi prevede una fase, diciamo, che si sta evolvendo anche ora, con ad esempio, vedete qui nella home page principale Trio per l'apprendistato, una continua evoluzione di quello che è il catalogo. Si parla di formazione a distanza, immagino voi che siete interessati appunto a tutto ciò che riguarda le nuove tecnologie, sapete molto bene cosa si intende per formazione a distanza o è necessario fare una specifica? Come vi dicevo appunto, il catalogo Trio è stato implementato di volta in volta in base alle esigenze territoriali. Se andiamo a pigiare sul link catalogo troviamo una suddivisione per aree tematiche, percorsi di certificazione del mercato, percorsi di sistema regionale delle competenze, percorsi tematici con l'area didattiche, contenuti dedicati a mobile, podcast, ebook. Quindi anche Trio, poi ci sono le aule virtuali e il catalogo storico dove trovate, diciamo, i prodotti di nuova produzione e i corsi che non sono stati fruiti negli ultimi 12 mesi.
Trio nel suo piccolo sta cercando di evolversi, tenendo conto, come dicevo appunto, delle esigenze segnalate dai territori, delle esigenze formative segnalate dai territori e anche di quelle che sono le nuove tecnologie. È recentissimo l'inserimento nel catalogo Trio, so che forse vi farà sorridere, del prodotto podcast o degli ebook. Fino a un anno fa non esisteva questo tipo di prodotto. Chi magari ha frequentato qualche modulo Trio negli anni precedenti sicuramente se ne sarà accorto, no? Quindi stringeva, sembrava un po', come dire, contraddittorio parlare di formazione a distanza, parlare del mio prodotto della regione toscana, forse andare a vedere, non c'erano né ebook né podcast. Dopo una grande trattativa con la regione siamo riusciti ad inserire anche questo tipo di prodotti. Allora, come si fa a frequentare un modulo Trio? Perché voi direte bellissimi questi discorsi, ma a me mi interessa come andare a frequentare un modulo Trio. Come faccio a iscrivermi a Trio? Allora, innanzitutto devo decidere che tipo di modulo mi interessa frequentare. Posso farlo in due modi: o andando direttamente su aree tematiche, quindi vado qui al link Vedi, ora come vedete la nostra connessione internet è lenta, quindi richiede un po' di pazienza da parte vostra. Trovate una suddivisione in ulteriori macro aree tematiche. L'associazione in genere tra prodotti informatici, tecnologie di formazione informatica e informatica è abbastanza un automatismo, no? Cioè si pensa che quando si parla di formazione a distanza, o comunque diciamo nell'immaginario collettivo, si intenda soprattutto prodotti, corsi di informatica, invece non è così. Come vedete, appunto, in Trio abbiamo tanti corsi che spaziano dall'ecologia, dall'ambiente, dalla gestione aziendale, dall'informatica, dalle lingue, dalla pubblica amministrazione, dalla sanità, dall'agricoltura, dall'artigianato, dall'educazione e formazione, veramente c'è di tutto e di più. Tra l'altro, ora non ho portato i dati dell'ultimo trimestre, ma in realtà i corsi che sono più frequentati dagli utenti dei poli non sono corsi di informatica, ma sono corsi che riguardano l'economia, l'ecologia, le lingue. Per quanto riguarda le lingue, è interessante anche vedere che Trio, oltre a rilasciare per qualsiasi modulo che viene frequentato all'interno del portale un attestato di frequenza, dà anche la possibilità di acquisire dei crediti. Abbiamo fatto in collaborazione con l'Università di Firenze e l'Università di Siena una piccola sperimentazione, un protocollo di intesa, se non definirlo così, che dà la possibilità di frequentare alcuni ragazzi che obbligatoriamente devono fare l'indirizzo linguistica attraverso il portale di Trio, senza quindi doversi spostare o a Siena o a Pisa. Allora, quindi individuo una tematica che mi interessa, proviamo appunto l'inglese, prendiamo l'inglese base, pigio sul titolo del corso, e qui mi vengono tutti i moduli che hanno a che fare con l'inglese base. Allora, anche qui perché parlo di moduli e non parlo di corsi? Parlo di moduli perché il vantaggio del portale Trio è la possibilità di personalizzare il proprio percorso. Quindi un modulo è come se fosse una lezione che io scelgo di frequentare all'interno di un percorso più vasto. Quando facevo presentazioni di Trio, ripeto sempre, spesso di essere molto noiosa, però credo che sia un valore aggiunto di questo servizio, che in genere quando vado a commentare una formazione tipo classica frontale, ad esempio quella organizzata dalla provincia, che rilascia un attestato di frequenza, un attestato di qualifica, mi prendo tutto il pacchetto compreso, quindi ci sono le lingue, c'è l'informatica, c'è l'economia, ma non è detto che magari non mi interessa frequentare sia l'inglese, sia l'informatica, che l'economia. Ecco, Trio da questo punto di vista è un prodotto molto vantaggioso e molto interessante, perché mi consente di personalizzare il mio percorso. Ecco perché chi ha sviluppato il progetto ha deciso di organizzare il catalogo Trio su moduli. I moduli Trio sono molto piccolini, ora andiamo a vedere la scheda catalografica. Vedete, in genere non durano più di 4 ore ciascuno, proprio per questa ragione, perché
che permette all'utente Trio di andare a collezionare N moduli. Domande? Dubbi? Ok. Allora, ovviamente essendo un prodotto online è possibile frequentare il modulo Trio da casa tranquillamente in qualsiasi fascia oraria. Dunque, la certificazione funziona in questo modo. Ci sono due livelli di certificazione. C'è il livello di certificazione che rilascia l'attestato di frequenza al singolo modulo, che in automatico ottengo qualora io supero il test finale ottenendo un punteggio di stato 5 su 100. Spiego meglio, ogni modulo chiaramente prevede delle esercitazioni e prevede poi un test finale. In genere è un test risposta multipla, niente di complicato. Però per ottenere l'attestato di frequenza è necessario ottenere un punteggio di stato 5 su 100. Qualora invece l'utente decida di fare un percorso strutturato su più moduli, quindi ad esempio 10 moduli piuttosto che 12 moduli, perché non c'è un limite, una volta che una persona si è iscritta può decidere di iscriversi e completare tutti i moduli che gli garba, quindi potenzialmente può farsi anche tutto il catalogo di prodotti di 100 moduli. Dubito, però è possibile quindi anche chiedere la certificazione di tutti i moduli frequentati dell'intero percorso, e questo in alcuni casi già dei punteggi, dei crediti per ad esempio la partecipazione alle selezioni pubbliche. Ok? Questa però è una richiesta che fa fatta in maniera specifica al tutto il percorso. Quindi il primo caso, frequenza del modulo singolo, superamento del test con ottenimento di punteggio di 75 su 100, in automatico vi compare un pulsante, pigiato sul pulsante a distanza diciamo di 2 mesi, purtroppo i tempi non sono velocissimi perché c'è un ufficio in Firenze che fa solo questo, cioè verifica poi che effettivamente l'utente abbia movimentato anche il portale, quindi non viene, cioè sicuramente è importante anche il superamento del test, ma viene verificato anche dai colleghi la movimentazione del portale, altrimenti uno potrebbe saltare in automatico il percorso e poi andare a farsi sul test finale per avere l'attestato. Nel secondo caso, invece, nel caso appunto di un utente che segue N moduli Trio, va mandata, come vi facevo vedere all'inizio della presentazione. Scusate, se ci sono domande, mi rendo conto che siete stanchi, lo faccio anche io, però magari se ci sono domande condividiamole. Sì, stavo dicendo appunto, per acquisire dei crediti va fatta una richiesta formale al tutor del polo Trio di riferimento, quindi via mail, dichiarando che si sono frequentati moduli di inglese piuttosto che moduli di informatica, poi sarà cura del tutor rilasciare un attestato che consente appunto il riconoscimento dei crediti in caso di selezioni pubbliche o quant'altro. Va bene? Allora, no, il portale è completamente gratuito ed è questo, diciamo, un aspetto su cui stiamo puntando anche in vista poi della programmazione formativa del 2014, che vede, ahimè, una disponibilità finanziaria del Fondo Sociale Europeo molto, molto esigua, per cui è bene, insomma, che venga diffusa la notizia che esiste Trio, perché è un prodotto che ad oggi, soprattutto in provincia di Trieste, questo non mi è dato a conoscere la ragione, non viene utilizzato molto, quindi gli utenti non sanno che esiste Trio, i cittadini non sanno che esiste Trio. Io posso rifornire la notizia anche in altri, nella mia università, perché io faccio già un corso di studi di telematica, No, Trio è aperto a tutti i cittadini, quindi non è necessaria la residenza in Regione Toscana. Ma in ogni caso, non è importante. Cioè, nasce come prodotto a distanza, anche se è ovvio, abbiamo visto insomma, che l'utente, per quanto sia un utente anche altamente informatizzato,
preferisce comunque il contatto con il tutor. Quindi abbiamo visto utenti che hanno frequentato tutto l'intero percorso in trio, poi però hanno deciso, anche semplicemente per farsi stampare l'attestato, o comunque per avere, diciamo, un feedback anche rispetto ad altri percorsi formativi utili al rafforzamento delle loro competenze, rivolgersi al tutor trio. Ed è per questa ragione che stiamo cercando di promuovere in questa provincia e di andare a sviluppare ulteriori buoni trio. E a tal proposito è molto interessante, diciamo, questo stimolo di collaborazione che lei mi sta dimostrando, perché oltre all'idea, diciamo, di andare a sviluppare ulteriori poli nell'ambito della provincia dell'università, poli fisici intendo, si possono andare a sviluppare anche quelli che noi definiamo in termine tecnico, questo però mi piace molto, web learning point. Quindi l'idea di andare web learning point, di andare a creare un gruppo virtuale, che comunque è un gruppo che effettivamente fa parte del progetto TRIO, nello specifico del servizio offerto dalla provincia di Grosseto. Quindi questa potrebbe essere un'opportunità. Allora, ogni attestato di frequenza ha la valenza di un attestato di frequenza, quindi chiaramente l'attestato di qualifica prevede un esame finale, l'attestato di frequenza non prevede l'istruttore di una commissione, non prevede delle prove. Il valore dal punto di vista legale dell'attestato di frequenza e dell'attestato di qualifica è ovvio che l'attestato di frequenza ha meno valore rispetto all'attestato di qualifica. Rispetto alla sua domanda, chiaramente è conosciuto sia in aziende private, perché lo potete tranquillamente legare al vostro curriculum vitae, e sia agli enti che decidono di fare delle selezioni, delle messe pubbliche. Non è detto però che tutti gli enti, su questo voglio fare una precisazione, riconoscano gli attestati di frequenza rilasciati da TRIO come dei percorsi di istruzione, cioè lo vedono più come un percorso magari di formazione non formale, quindi va messo come corso di aggiornamento e non ha la voce istruzione ma la voce formazione. Poi ecco, ogni ente quando decide di uscire con un bando con un avviso pubblico decide i criteri da utilizzare, quindi poi è anche l'ente stesso a decidere che valore dare all'attestato di frequenza di TRIO, rilasciato da TRIO. Altre domande su questo? No. Ok, quindi una volta individuato quello che è il modulo TRIO che mi interessa frequentare, come faccio ad iscrivermi? Torno indietro. E vado qui in alto a destra, vedete dove c'è scritto registra del portale, ci grigio, gli do l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e ovviamente mi compare la solita schermata che conoscete molto bene, dove viene richiesto di associare alla vostra iscrizione un nome utente e una password, quindi tutti i campi segnalati in rosso con l'asterisco rosso sono obbligatori, gli altri no. Questa è la scheda, diciamo, di iscrizione che vedete, che vi viene consegnata quando fate anche la richiesta di iscrizione a un corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo, di fatto la stessa. Quindi indirizzo email, nome, cognome e codice fiscale. D'accordo? Fatto questo, cosa succede? Succede che al vostro indirizzo di posta elettronica vi arriva chiaramente una mail che dice benvenuto al portale TRIO bla 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 bla. E vi compare anche un link blu, pigiato al link blu, confermando l'iscrizione. Quindi è importante che vi ricordiate di confermare l'iscrizione, perché altrimenti è come se non aveste fatto nulla, dovete ripartire da zero. Cioè il sistema non ricorda gli accessi, se non avete confermato dall'indirizzo che vi compare nella mail l'ok all'iscrizione. Va bene?
faccio, torno indietro, digito il mio bello utente la mia posta, gli do login, e a quel punto entro in un mio immaginario spazio virtuale dove trovo tutti i moduli a cui mi sono iscritta. Come vedete è molto semplice, molto immediato, molto intuitivo e non è nulla di complicato. Ah, ecco, altro aspetto importante che qualora, a parte che voi sono siete utenti molto appassionati di informatica, comunque non avete scritto dei problemi, ma alcuni corsi di Trio, soprattutto quelli di lingue e informatica appunto, hanno dei problemi di visualizzazione. Se vi dovesse capitare di avere questo tipo di problema, è possibile contattare il numero verde oppure scaricare direttamente dal sito i programmi per poter visualizzare in maniera corretta i moduli. Io, se non avete domande, con questo avrei finito la mia presentazione. Esono un po' dal tema, quindi sarò rapidissimo. Ci sono alcuni provvedimenti regionali per incentivare l'assunzione delle donne over 40 e uomini over 50. Al di là di questo bisogna parlarne qua al centro se viene a trovarci domani. Non è un tema legato a questo, insomma, quindi se viene a trovarci domani, volentieri. Che io devo capire quello che il mercato chiede
e adeguare, non stravolgere, ma adeguare il prodotto a quello che il mercato richiede. E dall'altra parte ringegnerizzare tutto quello che è la mia lavorazione per far sì che il mio prodotto non sia solo rispondente alla domanda, ma sia anche poi competitivo sul mercato. Altrettanto importante è un po' l'argomento della lezione che farò io, quindi ci insisto 5 minuti di più, andare a mettere in campo quelle iniziative di marketing che mi fanno poi conoscere il prodotto e soprattutto me lo impongono sul mercato. Quindi è importante non solo, e non è forse la cosa forse più importante alla fine, la competenza tecnica. La competenza tecnica è un sostrato che mi serve, ma quello che poi io vado a portare all'interno dell'impresa è una conoscenza molto più ampia. Probabilmente se io vado a fare il responsabile marketing o comunque vado a lavorare nella parte, diciamo, internet di un'azienda tradizionale, non sarò colui che gli fa il sito. Probabilmente prenderò un consulente che me lo fa, però io devo essere contemporaneamente colui che si interfaccia col consulente e sa cosa chiedere al consulente, sa anche verificare che il consulente fa. Dall'altra parte traduco il mezzo tecnico in uno strumento che mi serve per fare l'impresa. Quindi vado a sfruttare tutte quelle opportunità che la rete mi dà in termini di marketing, e uso la parola marketing e non pubblicità, perché non è di pubblicità che stiamo parlando, ma di azioni mirate, e posso far sì che un'azienda che aveva i suoi confini veramente coincidenti con la nostra provincia diventa un'azienda internazionale. Perché? Perché qui il prodotto conosce il piano, non è che ci manca il prodotto, ci manca la capacità di viverlo. Pensiamo anche al turismo. Il turismo attualmente sconta il fatto che, sapete benissimo, il turismo non si fa più con la telefonata o venendo sul posto a prenotare, si fa appunto ormai con via telematica. Quindi se non c'è, prima ancora dell'infrastruttura tecnologica, e quella viene dopo, se non c'è la consapevolezza che io devo ripensare la mia struttura ricettiva, il mio modo di fare ricezione, pensato attraverso lo strumento della rete, e forse residualmente come raccolta ciò che già è sul territorio, questo è un cambio di paradigma totale, e questo passa attraverso la conoscenza. Quindi non è tanto la conoscenza tecnica, lo ribadisco, il fatto fondamentale, ma è il fatto culturale, cioè, perché come vedete non si sta parlando di qualcuno che si mette lì e smanetta sul codice, si sta parlando di qualcuno che porta una cultura nuova che si riverbera su tutta la struttura della produzione e della vendita, cioè cambia completamente il modo di fare produzione e vendita. Quindi alla fine il lato tecnico rimane sullo sfondo. Ecco perché, dicevo all'inizio, è una sfida grossa che noi ci prendiamo tutti insieme. Perché stiamo parlando di questo? Stiamo parlando di far fare un salto culturale a un territorio. Beh, insomma, se ci riusciamo, penso che siamo stati veramente protagonisti di una piccola evoluzione. E per questo mi fa piacere che ci siano tante persone che come voi si sentono un po' insieme a noi pionieri di questa avventura che andiamo a intraprendere. Sicuramente non è in 5 lezioni che faremo la rivoluzione, intendiamoci, però è il primo tasserino che mettiamo per dire ok, ci siamo, siamo in grado di... Vogliamo accettare una sfida nuova, vogliamo prenderci tutti questo compito di far crescere il nostro territorio. Penso che possa essere interessante per tutti, no? Non è più una cosa fine a se stessa, è veramente una sfida che ha un significato che va oltre la conoscenza che apprende in 4-5 lezioni. Noi ci crediamo molto e siamo veramente carichi di entusiasmo per questa sfida che ci siamo dati. Spero che per voi sia lo stesso e spero soprattutto che alla fine di questo primo ciclo siate ancora più determinati e convinti nel portarlo. Grazie. Allora, possiamo quindi concludere. Due note tecniche molto rapide, si esce da fondo e, ma quanto più importante, qui davanti c'è un po' di materiale che è abbastanza interessante, anzi molto interessante, quindi chi vuole può venire a prenderlo e portarsi lo via. Un saluto a tutti, grazie. Ricordatevi, giovedì ci vediamo 10 ore e 43.